Una trama che non c'è. La mia vita è così. Inizia con vissero felici e contenti e finisce con c'era una volta. Caro Carrelli, ho preso una decisione che era oramai inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Ero un perfezionista e cesellavo ogni singolo passaggio matematico per dare un senso profondo alle mie teorie. Segni che descrivevano la natura. Questo micromondo naturale ha un'architettura profonda. In fisica, tutte le volte che pensi che ci sia una simmetria, devi trovare sempre anche il limite di quell'affermazione. Io, che sulla struttura dei nuclei avevo apportato delle correzioni alla teoria di Heisenberg, io che in anticipo, compresi dagli esperimenti di Joliot-Curie, l'esistenza del neutrone, io, il mio corpo, il mio pensiero, il mio individuo, può forse esistere in uno stato di antietto. E questo antietto posso essere io stesso. Apparire e svanire è una cosa sola.